Benvenuti, buonasera a tutti. Quindi siamo qui per la seconda puntata, il secondo incontro. Ci sposteremo cronologicamente, arriveremo quindi sul 600. Forse ci era stato chiesto però di affrontare un attimino in apertura proprio questo tema delle visite guidate, non tanto come questione di orari, perché quello è di giorni, che poi saranno questioni meramente organizzative, quanto invece dal punto di vista più di contenuto, cioè visite guidate dove. Allora, noi abbiamo pensato sei incontri, quindi sei visite guidate, sei incontri declinati su due percorsi, uno alternativo all'altro. Un percorso prevede, diciamo, i palazzi più di Strada Nuova, più blasonati, e quindi il palazzo della Prefettura, il palazzo di Antonio Doria, palazzo Lercari Parodi, che è in via Garibaldi 3, che era uno dei palazzi più ricchi che abbiamo anche avuto modo di vedere la scorsa settimana, e poi la Camera di Commercio, quindi via Garibaldi 4. E quindi questa visita guidata prevede la visita a questi tre palazzi. Abbiamo scelto anche luoghi abbastanza vicini, ma anche per ovvi motivi di spostamento. Chiaramente si prevede la visita sia dell'esterno che dell'interno. Il secondo percorso è un percorso invece più nella Genova di tessuto medievale e quindi comprende proprio quei palazzi che ci possono far parlare di quella superfettazione decorativa e architettonica di cui appunto abbiamo raccontato alcune vicende la scorsa settimana. E quindi si trattava di Palazzo Spinola Farrugia, via San Luca 14, di Palazzo Pinelli con l'annessa Piazza Pinelli sotto a Spinola Farrugia, di Palazzo Doria Lamba, che è il palazzo appunto di cui Sara ha parlato, ha fatto vedere lo scalone, e poi chiudere con Palazzo Balbi Senarega, cioè Balbi 4 in via Balbi, no? Che quindi anche se quello invece è un palazzo completamente nuovo, un palazzo seicentesco, di cui oggi vedremo anche la decorazione, è però siamo lontani comunque dall'asse di via Garibaldi. Quindi questi sono i due percorsi, quindi ricapitolando abbiamo tre visite, tre appuntamenti con Prefettura, Lercari Parodi, Camera di Commercio e tre appuntamenti invece sul tessuto medievale. In modo che tutti abbiano spazio, è chiaro che ci si potrà prenotare a un solo percorso, quindi sceglierete o uno o l'altro. Per le 20 insegnanti invece. Eh no, però sono. Non. Sono due percorsi diversi che voi sceglierete uno dei due percorsi. Non. No, Allora. la questione è veramente pratica. Siete tantissimi e quindi noi non possiamo andare in giro con un gruppo di 50 persone e quindi abbiamo dovuto per forza di cose suddividere i gruppi in questa maniera. Quindi faremo sei incontri, anzi, nove incontri di Sei, no, fatto. sono sei Sei incontri. incontri. E è chiaro che Sei incontri, sì. sono percorsi che infatti vi stiamo raccontando anche adesso, proprio perché a seconda del tipo di laboratorio, del tipo di lavoro che poi vorrete fare a scuola, voi deciderete quale percorso fare, no? Se è un percorso più sull'architettura nuova del Cinquecento, sulla decorazione a fresco del Cinquecento, sceglierete il percorso A. Altrimenti, se invece volete lavorare sul materiale, sulla grotta, allora sceglierete il percorso che recupera il palazzo Balbi Senarega e i palazzi del tessuto Sì, medievale. forse addirittura il secondo percorso, quello che tocca Spinola Farrugia e si conclude con Balbi 4, quindi col suo ninfeo e tutto, potrebbe essere addirittura più consigliato per le scuole inferiori. Sì, per le scuola Esatto, primaria, scuola dell'infanzia, no? Perché perché è più materico. è più pensato sui materiali. E Quindi coinvolge forse più i cinque sensi rispetto alle architetture, diciamo, più classiche che sono in Strada Nuova. il primo percorso era invece un percorso pensato anche proprio per le scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi anche sulla comunicazione ad affresco, sui miti, su quello che viene raccontato. È un'offerta che viene proposta se non si vuole fare, non si fa, cioè i palazzi dei Roli sono 42, allora per vederli tutti avremmo dovuto avere veramente moltissimo tempo a disposizione e un budget forse anche più alto di quello che c'è nel progetto. Vi è un ulteriore percorso che invece è quello destinato alle 20 insegnanti di scuola primaria che faranno parte del workshop che invece comprende tutti i palazzi elencati. Direi che queste sono le informazioni di servizio e quindi possiamo invece partire per questa seconda tappa di aggiornamento puntata sul 600 e quindi lascio la parola a Sara. Grazie Valentina.
Allora, oggi inizieremo di nuovo con una lettura dell'architettura di questi palazzi dei Rolli, diciamo così, e li guarderemo dal punto di vista di un uomo quasi contemporaneo, no? Un uomo del Seicento, Pietro Paolo Rubens, quando arriva a Genova, visita questi palazzi, addirittura viene ospitato all'interno di una villa, la villa Spinola San Pier d'Arena, e rimane colpito, no? da queste architetture così, così interessanti e declinate in così tanti modi, in maniera tale da poter essere adeguate alla civiltà, diciamo alla società di quel momento della Repubblica Genovese. E quindi sappiamo tutti, no, che Rubens era particolarmente inserito nell'ambito di quella modalità della comunicazione per immagini. Nella chiesa del Gesù in piazza Matteotti abbiamo questa straordinaria pala, appunto, che rappresenta la circoncisione di Gesù, in cui proprio comprende, no, come la volontà, la modalità di comunicazione cambino rispetto al Cinquecento. Quindi il barocco, comunque in questo momento il linguaggio di comunicazione barocco, è un linguaggio che agisce sui sensi, un linguaggio che agisce sulla luce, che agisce sugli spazi. E proprio con l'occhio, diciamo così, esercitato su questo tipo di comunicazione, il nostro Pietro Paolo Rubens arriva nei palazzi genovesi e ne rimane profondamente colpito, e quindi decide di raccogliere i rilievi di questi palazzi, di farli disegnare a sue spese e di pubblicare proprio una raccolta di modelli grafici da poter esportare in Europa. Ecco quindi che dopo il tradizionale proemio che dedica appunto proprio al signor Grimaldi, inizia con una presentazione di questo suo lavoro, e proprio ci dice che qui a Genova aveva trovato un'architettura estremamente moderna, non quell'architettura che era definita gotica o barbara, no? Quella medievale, diciamo così, ma un'architettura moderna, un'architettura che parlava lo stesso linguaggio dell'antico, lo stesso linguaggio che lui definisce greco e romano, no? E abbiamo visto la puntata scorsa come effettivamente questo linguaggio architettonico fosse un linguaggio che molto si rifaceva all'antico, o comunque si rifaceva a quel linguaggio di architettura romana che intendeva il recupero dell'antico in quel momento, no? Quindi un antico contemporaneizzato, diciamo così. E dice che i primi a comprendere questo tipo di architettura moderna erano stati i gesuiti, ma tutto sommato anche qui a Genova la superba, la Repubblica Genovese, era riuscita a rinnovare in termini rinascimentali o comunque adeguati al gusto contemporaneo la propria architettura. Ecco quindi che dice proprio che per fare una sorta di bene pubblico di tutte le province ultramontane produrrà in luce i disegni da lui raccolti nella sua peregrinazione italica di alcuni palazzi della superba città di Genova, perché siccome quella repubblica è propria dei gentiluomini, così le loro fabbriche sono bellissime e comodissime, a proporzione piuttosto di famiglie, benché numerose di gentiluomini particolari, che di una corte di un principe assoluto. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi palazzi sono belli, sfarzosi, eleganti, rappresentativi come quelli di una corte di un principe assoluto, ma sono declinati sui bisogni di una famiglia, quindi di un gentiluomo particolare, cioè di un singolo. E quindi quello che lui apprezza è proprio questo modello architettonico, che in quel suo modo di vedere è un modello nuovo. E proprio per quello decide di rilevarli, di disegnarli, di inciderli, di pubblicarne la raccolta a sue spese nel 1622 in Anversa e addirittura in una seconda edizione pubblicata sempre nel 1652 ad Anversa. E poi ci descrive come questi palazzi fossero di una sorta di forma di cubo solido col salone nel mezzo, ripartiti in appartamenti contigui, e in questo caso tutti i palazzi genovesi sono proprio più o meno tutti fatti in questa maniera. E allora questi sono i prospetti dei palazzi che vengono rilevati da Rubens. Vedete che oltretutto accanto ai palazzi principali, molti dei quali quelli di Strada Nuova, riconosciamo anche tre chiese, tra cui la chiesa del Gesù, la chiesa di San Siro e la chiesa di Carignano. Quindi ancora una volta, come avevamo visto le ville la volta scorsa, anche le chiese sono una sorta di sistema che parla lo stesso linguaggio dei palazzi, no? Un modello di comunicazione, le chiese, le ville e i palazzi stessi, di una stessa società, una società aristocratica, di una stessa
cultura che accomuna tutti questi gentiluomini particolari, così come quegli ordini religiosi o comunque quel clero e quella chiesa che in quel momento parlava proprio lo stesso linguaggio dell'architettura del momento. E quindi la cosa interessante che ci dice lo stesso Rubens è proprio quella che si impegna a rappresentare questi palazzi in pianta, prospetto e sezione, perché la loro ricchezza è tale da dover essere rappresentata da tutti i punti di vista. Quindi ecco che a fronte di planimetrie del piano terreno e del piano nobile e dei prospetti che sono disegnati e quindi successivamente incisi con tutti i particolari del caso, ecco che arriva anche a ragionare sulle sezioni, quindi tagliare, diciamo, verticalmente, idealmente il palazzo. Ed ecco quindi che in questo caso tutte quelle che Rubens aveva definito come comodità adatte all'utilizzo del palazzo da parte di una famiglia vengono all'occhio. Quindi affiancato a quello che è il sistema di comunicazione centrale, no, di collegamento dei vari piani, che è lo scalone di rappresentanza, ecco che vengono rappresentati tutti quelle scale, diciamo, di servizio che corrono parallelamente allo scalone principale ma rimangono nascoste in maniera tale che la servitù potesse muoversi all'interno di questi spazi non vista. E poi vengono rappresentate le cucine, vengono rappresentate le cantine, vengono rappresentate le cisterne, insomma tutti quegli elementi che fanno sì che il palazzo funzionasse come una vera e propria macchina. Questo è quello che sostanzialmente interessa a Rubens e questo è il modello che lui vorrebbe esportare fuori da Genova per l'Europa, in particolare per la sua Anversa. Quindi così come una società nuova, rinnovata come quella genovese, viene rappresentata dalla propria architettura nuova e declinata secondo le comodità del momento, allo stesso modo lui spera che esportando questo modello architettonico, automaticamente le società che adottano questo modello architettonico possano in qualche modo rinnovarsi loro stesse, esattamente come appunto la società genovese. E poi per i palazzi più grandi, per esempio questo è il palazzo Grimaldi Tursi, appunto del Duca di Tursi, Doria, successivamente appunto in strada Garibaldi, in via Garibaldi, ecco che viene rappresentato con tutte le sue caratteristiche architettoniche e decorative. E poi, soprattutto nella seconda edizione, quella del 1652, entrano anche i modelli architettonici delle strade nuove più recenti, quindi quella per esempio di via Balbi che viene aperta all'inizio del Seicento. Ecco quindi che Rubens viene particolarmente colpito da questi modelli che vengono, diciamo così, ulteriormente lavorati rispetto ai modelli di strada nuova. Quindi ecco che il cubo, il classico cubo che abbiamo visto essere in strada nuova, viene in questo caso affiancato dalle due ali laterali che a loro volta vengono coronate addirittura da una loggia con dei giardini pensili, quindi questo è un modello fortemente innovativo rispetto a quello reiterato in strada nuova. E soprattutto viene colpito anche dal fatto che vi sono delle soluzioni nuove, per esempio per risolvere i problemi di due fratelli di pari rango che decidono di farsi costruire un palazzo dove poter abitare contemporaneamente, e diciamo, l'architetto che risponde a questa esigenza, Bartolomeo Bianco, innova il tipo, la tipologia architettonica, proponendo due piani nobili di identiche proporzioni, di identiche dimensioni, sovrapposti. Questa è la prima volta che accade, perché in strada nuova la soluzione che era stata messa in pratica per due fratelli era stata quella di suddividere il palazzo verticalmente con due appartamenti affiancati. Era una soluzione sostanzialmente di comodo che non aveva prodotto nessun tipo di variante architettonica nel prospetto. In questo caso invece il tipo architettonico viene innovato da questa funzione, no? Quindi l'architettura che va dietro a una funzione, a quella comodità, a quell'esigenza che la famiglia ha nell'utilizzare questa residenza. E proprio il palazzo Balbi Senarega, che viene appunto costruito per i fratelli Giacomo e Pantaleo Balbi, viene realizzato inizialmente con una modalità classica, quindi con un cortile, uno scalone e un piccolo ninfeo che dà luce, diciamo, sfonda questo, la parete finale di questa architettura. Successivamente, e quindi questa è l'architettura che ci rileva Rubens nel 1652, successivamente quando il palazzo viene ereditato da Francesco Maria Balbi e siamo intorno alla metà del Seicento, ecco che le esigenze di rappresentazione diventano ancora di più scenografiche, ancora più
grandiose dal punto di vista proprio della rappresentanza, ecco che, vedete, quello che è il cortile iniziale è questo, viene sfondata questa parete e viene costruito un giardino pensile con un ninfeo ancora più grande e viene fatto, come dicevamo anche la volta scorsa, abbattendo le case medievali che stavano proprio a sud di questa costruzione e realizzato questo grande, no, apparato di comunicazione che caratterizza adesso l'atrio e il giardino del Palazzo Balbi Senarega. No, ritornando un attimo indietro, tenete conto che Rubens rileva in controparte, quindi non è sì, che sono incisioni. Sono certo. Incisioni, quindi non è che viene spostato da un progetto all'altro, non viene spostato lo scalone da destra a sinistra. No. Rubens fa i disegni vengono incisi su delle lastre, le lastre vengono spennellate, diciamo, d'inchiostro e poi stampate a pressione su un foglio. Quindi è ovvio che viene specchiato il disegno. Destra a sinistra viene in controparte, quindi per questo vedete da questa parte lo scalone a sinistra e da questa parte lo scalone a destra, però pensate a ribaltare l'immagine di sinistra e avrete la perfetta sovrapposizione tra le due planimetrie. E questo è proprio abbiamo lavorato a una ricostruzione virtuale tridimensionale in cui vedete a sinistra la situazione che vede Rubens, quindi che vede prima del passaggio a Francesco Maria Balbi, e a destra vedete invece come respira molto di più questa soluzione architettonica con questo giardino e poi questo ninfeo, no, che abbiamo visto anche la volta scorsa, che proprio ha una decorazione polimaterica in conchiglie, coralli, quarzi e quant'altro, addirittura delle stalattiti, e che rappresenta proprio quel mito del rapimento di Proserpina che poi sarà declinato nelle volte stesse della galleria, diciamo così, affrescata da Valerio Castello per Francesco Maria Balbi, di cui poi ci parlerà Valentina, ma che in questo momento voglio ricordarvi, riportarvi alla memoria proprio per farvi capire come l'interno in questo momento dialoghi con l'esterno. Quindi un mito che viene rappresentato all'interno del giardino viene ripreso poi all'interno degli spazi architettonici illusivi affrescati dell'interno e quindi si sviluppa proprio questa grande trasparenza. Questa sorta di vasi comunicanti che sono l'esterno e l'interno dell'architettura. E il costruire in costa, quindi in questo momento, è ancora uno dei problemi e anzi una delle occasioni principali degli architetti del Seicento. Ma se il costruire in costa, ovvero nell'appoggiarsi al pendio della montagna, era stata l'occasione, per esempio, per il Collegio dei Gesuiti di creare questa scenografia di rampe, di scalinate, di terrazze, no? Per realizzare questa architettura straordinaria, allo stesso modo la parte invece che a monte e a valle diventa l'occasione per creare una sorta di apparato scenografico, ma anche punto di vista verso il mare, verso quella che è la valle, no? Quella che è il grande spazio che si apre di fronte a questi palazzi di Strada Balbi. Ok, quindi queste architetture che vengono a costruirsi nel corso del Seicento sono architetture sempre più scenografiche, no? Che utilizzano la struttura stessa del terreno, così come già in parte era stato fatto nel Cinquecento, in modo ancora più forte nel corso del Seicento. Ecco, questi spazi che diventano sempre più grandi, sono spazi che devono essere decorati, no? Quindi di nuovo la decorazione diventa protagonista. Abbiamo visto, no, come il concetto su cui puntavamo, no, era proprio quello della comunicazione, quindi la comunicazione rispecchia una società e una cultura. Se alla fine del Cinquecento, all'inizio del Seicento, questa comunicazione vede la cultura genovese essere assolutamente alla page ed essere assolutamente aggiornata nel contesto europeo, tant'è vero che Rubens arriva in questo momento, no? Rubens arriva a Genova nel 1605 e incide i palazzi genovesi nel 1622 come qualcosa di assolutamente innovativo e di una delle culture della società aristocratica più innovativa in quel momento, le cose nel corso del Seicento cambiano progressivamente e la centralità genovese per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda l'economia, va scemando.
diremo che forse una data capitale che fa comprendere forse alla stessa aristocrazia genovese il diverso ruolo che ormai aveva nel contesto europeo è quella del 1684, no? Che è l'anno appunto del bombardamento del Re Sole, quando Genova viene bombardata per una decina di giorni dal mare e quindi la città cade sotto le bombe, sotto le bombarde di Luigi XIV. Tutto sommato però forse traspare anche dalla decorazione, dal tipo di contenuti di questa decorazione andaffresco, il diverso ruolo di questa aristocrazia. Perché se la comunicazione per immagini nel corso della seconda metà del Cinquecento e ancora nei primi anni del Seicento era una comunicazione che affrontava temi importanti, no? Vi ricordate, l'altra volta abbiamo visto la storia romana, la storia contemporanea, la battaglia di Mühlberg ad esempio, no? Quindi il protagonismo di questi re spagnoli, il rapporto quasi confidenziale e familiare che queste famiglie genovesi avevano con l'imperatore Carlo V, l'imperatore Filippo II, e quindi questo rilevava il grado di importanza di queste famiglie, a Cristoforo Colombo, quindi eventi di storia contemporanea o comunque vicina al momento. Nel corso del Seicento il tema predominante è invece il mito, no? Il mito, i personaggi del mito, le metamorfosi, la trasformazione di questi grandi personaggi del mito. Cosa vuol dire? Forse vuol dire che questi protagonisti dell'aristocrazia perdono un pochino forse il contatto con la realtà, no? E quindi la comunicazione è una comunicazione più svaporata, una comunicazione più da divertissement, è una comunicazione anche più divertente, no? Più frivola, più effimera per certi aspetti. E nel corso del Seicento, il Seicento, che è il secolo del barocco, vede forse nella parola metamorfosi uno dei temi che più si attagliano a questo momento, a questa decorazione. Allora noi abbiamo provato a fare questa chiacchierata odierna giocando sul tema metamorfosi, no? Metamorfosi che è trasformazione, che quindi tiene conto della complessità del momento ed è una trasformazione che è multidisciplinare, no? Che è una trasformazione che troviamo nella tecnica, quindi vedremo una metamorfosi della materia, una metamorfosi, una trasformazione che è proprio nel soggetto stesso del mito, e quindi le metamorfosi del mito, primo per tutti Ovidio, no? Quindi il riferimento di nuovo all'antico, alla letteratura classica, all'Ovidio e alle sue metamorfosi che poi sono state mediate e recepite in modo diverso dalla cultura occidentale fino a questo momento, una metamorfosi dello spazio, vedremo ancora con Sara come questi spazi vengono assolutamente modificati e snaturati per certo senso dalle architetture dipinte, trasformati in altro, no? Quindi tutto si gioca su questa trasformazione, su questo gioco di specchi, di rimandi, di illusioni che creano altri spazi, altre realtà, e che poi questi spazi, queste realtà, questa cultura viene poi portata, diciamo, coi piedi per terra nel momento giusto del bombardamento del Re Sole nel 1684, nel momento in cui le ambascerie e dei diplomatici genovesi devono andare in Francia, devono andare a parlare con la corte francese, e poi si registra un cambio di rotta importante per la città, per l'aristocrazia genovese, e che vedrà quindi un progressivo avvicinamento alla cultura francese e a tutto quello che comporta anche dal punto di vista per quanto riguarda di arti e decorazione. Allora, metamorfosi del mito. E allora non si poteva, abbiamo chiuso, no, come architettura costruita a mare, abbiamo chiuso con Palazzo Reale e quindi forse parlando di metamorfosi, a me subito vengono in mente le metamorfosi di Filippo Parodi, no? Che di decorazione e di comunicazione hanno poco, però che erano queste sculture in marmo che Filippo Parodi realizza molto probabilmente proprio per questi spazi aperti, per queste logge che vediamo, quindi ci sono diversi documenti che raccontano di come queste sculture potevano essere veramente collocate in uno spazio aperto, e quindi continuando a sottolineare questo rapporto tra interno ed esterno che già sarà rilevato per quanto riguarda la decorazione pittorica, che però anzi era ricercato e previsto anche per la decorazione scultorea, no? Quindi avete un'unità delle arti tutte a concorrere verso questo stesso obiettivo. E allora queste qua sono quattro sculture di Filippo Parodi: Venere e Adone
e Clizia e Giacinto, che Filippo Parodi sculpisce in modo estremamente naturalistico, cercando di ricreare le morbidezze della pelle, dei manti e anche aggiungendo elementi di policromia, no? Quindi elementi policromi sul bianco della scultura. Queste figure sono in rapporto col sole, sono in rapporto con, in particolare, Clizia e Giacinto si innamorano di Apollo, no? Sono le metamorfosi di Ovidio quelle che sono raccontate, no? Che sono qui bloccate nella materia del marmo, ma che raccontano una storia e che lo spettatore, il fruitore di questi oggetti, guardandole la ricostruiva, no? E quindi era veramente l'esito finale. E quindi se sono in rapporto con il sole, sono in rapporto quindi con l'esterno, con la luce, ed erano veramente forse pensate per uno spazio esterno, e quindi andavano a creare diversi rapporti con l'architettura, con lo spazio del giardino, con lo spazio della loggia e con lo spazio della decorazione. Cosa che invece adesso si è perso, perché noi oggi le vediamo in quella che è la celebre galleria degli specchi. Allora, il mito diventa veramente il protagonista di questi grandi spazi, il protagonista di questi appartamenti, di questi saloni, di queste gallerie. E allora forse un po' anche per affinità elettiva e un po' per rapporto di affettivo che abbiamo, noi partiamo da Balbi Senarega, da Balbi 4, no? La sede della Scuola di Scienze Umanistiche. E quando questa soluzione veramente geniale, architettonica, no? di Bartolomeo Bianco, che immagina appunto due piani sovrapposti per i due fratelli. Ma con la trasformazione alla metà del Seicento, intorno al 1644-45, diventa unico proprietario Francesco Maria Balbi. Francesco Maria Balbi si trova ad essere, che era il protagonista del quadro di Van Dyck, che si fa mettere la faccia, che si cambia la faccia al quadro di Van Dyck, diventa veramente protagonista e grande mecenate di questa famiglia. E con lui si dà avvio a questo grande cantiere decorativo che vede in sequenza passare i principali protagonisti della decorazione del secondo Seicento. E chi sono questi pittori che troveremo con continuità a partire nel secondo Seicento? Sono Valerio Castello, Domenico Piola, Gregorio De Ferrari, Giovanni Andrea Carlone. Quindi sono tutti questi protagonisti che hanno veramente in mano il monopolio proprio della decorazione. Sono quelli che realizzano questo spazio dipinto. Il primo, questo genio moderno, è Valerio Castello, da cui appunto parte, si ha avvio la decorazione dello spazio del secondo piano nobile di Francesco Maria Balbi, di Palazzo Balbi Senarega. Da dove parte la decorazione di Valerio Castello? Forse è significativo che parta proprio da questa, dalla galleria del Ratto di Proserpina, da quella galleria che è quello spazio del secondo piano nobile che fino agli interventi architettonici voluti da Francesco Maria Balbi era uno spazio aperto, era un loggiato, ma che quando Francesco Maria Balbi decide di abitare questo spazio, lo chiude e lo trasforma in una galleria. E quindi diventa veramente un pochino il cuore di questa residenza nuova che si viene a creare, sospesa tra lo spazio interno e lo spazio esterno, in rapporto con il giardino che è da questa parte, che è il giardino che appunto ha fatto vedere Sara, e in rapporto con il cortile che invece è dall'altro. No? Quindi questa galleria che è una galleria, un diaframma, esattamente, un diaframma tra interno ed esterno, tra i doppi interni e i doppi esterni, e che collega e unisce le sale dell'appartamento, perché adesso oggi le vedremo, se poi chi con noi verrà in questi spazi, vedrà che ora le sale sono chiuse perché sono adibiti a uffici e studi universitari, ma in realtà era uno spazio circolabile, quindi tutto il piano era assolutamente calpestabile e si girava con una infilata di stanze. All'interno quindi di questa galleria Valerio Castello inizia il racconto del mito, e il tema di questo mito è il ratto di Proserpina, le storie di Proserpina, e quindi di nuovo un rapporto con quanto viene raccontato nel Ninfeo, quindi quanto viene raccontato nell'esterno. Con una, tra l'altro, una struttura particolare dal punto di vista architettonico, sì. Cosa fa Galerie? Tra l'altro la metamorfosi dello spazio è anche in questo, nel senso che in una sequenza di volte a crociera, quello che Valerio Castello in realtà mette in illusione è un'altra loggia, un'altra, un'altra
altro spazio architettonico aperto, così come era la vecchia loggia che in realtà viene chiusa. Quindi è come se sovrapponesse due spazi architettonici, due logge. E tra l'altro lo fa andando proprio a smussare quelli che sono i costoloni della volta crociera, proprio per raggiungere questo suo obiettivo, no? Di trasformare l'architettura in pietra, mattoni e malta in una loggia aperta, no? In una loggia illusiva. Popolata da ben 50 figure, che sono proprio tutti i personaggi del Concilio degli Dei. Siamo nella fase conclusiva del mito, in cui appunto finalmente Proserpina si decide, praticamente i sei mesi trascorrerà il mito di Proserpina, no? Quindi legato proprio al ciclo della natura, ed è il motivo anche per cui è nel giardino, no? Quindi per sei mesi Proserpina rimane con il marito Plutone negli inferi, e pertanto la madre Cerere piange la dipartita della figlia, e quindi è l'inverno e l'autunno, ma altri sei mesi ha la facoltà di poter risalire sulla terra, e quindi l'eterno ritorno delle stagioni, e quindi di nuovo la primavera e l'estate. Tra l'altro questo della decorazione è un cantiere complesso, perché vede all'opera Valerio Castello, che è il pettore di figura, diciamo, che costruisce, che rappresenta queste figure che ci diceva Valentina, ma l'architettura viene rappresentata da un pittore prospettico, dal cosiddetto quadraturista, no? Che è specializzato proprio nel rappresentare in prospettiva l'architettura. E in corrispondenza proprio del lato a ponente e del lato a levante, quindi diciamo in queste sovrapporte, il pittore racconta altri miti, che sono proprio i miti legati allo spazio, quindi sempre al rapporto con l'esterno. In questo caso il carro di Fetonte che appunto prende il carro del padre, il carro del sole, si avvicina troppo, vola troppo in alto e precipita, e invece in corrispondenza Fetonte, quindi levante, il sole, la nascita, e invece in corrispondenza a ponente il ratto di Proserpina, no? E quindi Plutone che rapisce Proserpina, quindi questo ratto che la porta poi agli inferi, da cui ha avvio la storia. Ecco, gli affreschi non sono mai disposti in modo, cioè hanno sempre un rapporto diretto con lo spazio proprio fisico e geografico in cui si trovano, no? Molto spesso quindi questo rapporto ponente-levante, questo rapporto anche col paesaggio esistente, cioè quindi con quello che effettivamente questi personaggi potevano guardare dalla finestra, no? La puntata precedente avevamo visto Palazzo Belimbao, forse non l'avevamo sottolineato, non so se vi ricordate che c'erano nelle pareti, dove poi c'era il Doge che si aggiungeva, quel Doge de Ferrari. Era esattamente, si vedeva la lanterna, ed è, se noi buttassimo giù quella parete, noi vedremmo la lanterna di lì. Esattamente dall'altra parte c'è il promontorio di Portofino, lo stesso discorso, no? Quindi questi paesaggi che raccontano quello che io posso vedere, come se fossero veramente delle aperture reali. In questo caso è invece legato al mito, però è sempre legato alla soluzione, alla disposizione geografica. E Francesco Maria Balbi, come abbiamo detto, è veramente il grande protagonista di questa famiglia. Alla metà del Seicento, per congiunture fortunate, diventa proprietario di un grandissimo patrimonio, no? È l'unico, la figura di riferimento di questa famiglia. E questa decorazione di queste sale raccontano l'opulenza e la forza di questa famiglia. In particolare questo salotto, che è un altro salotto sempre affrescato da Valerio Castello, parla proprio il tema, che vedete qui come è un'architettura complessa, cioè una decorazione complessa, in cui c'è il soggetto al centro, che è pace, allegrezza, abbondanza, e tutto intorno questa architettura ficta estremamente complessa. Però proprio il tema centrale sono proprio pace, allegrezza, abbondanza. Quindi è la stagione felice, no? Di questi che si ritrovano ad essere proprietari di un capitale incredibile, costruito dai mercanti avi di prima, che erano, diciamo, quelli che erano attivi, no? Che erano quelli di fine 500 e di primo 600, che adesso a metà del 600 si ritrovano ad avere questo grande capitale, e che vivono nel lusso e nella frivolezza, no? E che raccontano appunto della potenza di questo momento. Con episodi e soggetti di puttini che tolgono finestre, e che quindi di nuovo pongono in rapporto lo spazio interno con lo spazio esterno, no? Questa è una sala d'angolo che ci immagina, quindi ci mette in comunicazione con l'esterno, e
ci dà quasi l'idea che questi puttini, togliendo le finestre, mettendole, issando drappi e quant'altro, facciano entrare, no? La brezza, l'aria, facciano circolare l'aria. Ecco, questi sono affreschi che respirano, no? Anche proprio nella decorazione pittorica che Valerio Castello costruisce tutto attraverso il colore, no? Quindi sono veramente qualcosa di liberi, di circolabili. E nel grande salone, ecco, il tema del grande salone è l'ultima grande prova di Valerio Castello, prima che muoia nel 1659, giovanissimo, ed è raffigurata, quindi di nuovo in questa grande architettura, raffigurato il carro del tempo trainato dalle orai. Ecco, qua qualcosa incomincia ad essere cambiare. Siamo nel 1659, quindi siamo a 2 anni dalla terribile pestilenza, dalla peste del 1657, quella terribile peste che decimò moltissimo la popolazione genovese. Fu una epidemia violenta che colpì chiaramente gli stati più poveri della società genovese, ma che colpì, questo dicono le cronache, ben 100 nobili. Quindi in questa peste morirono ben 100 nobili, che era un numero incredibilmente alto. E tra questi anche un membro della famiglia Balbi cadde sotto la peste. Allora è stato, forse l'immagine non è, però credo che lo vediate, si vede... Allora, il carro del tempo che tutto travolge e che quindi può travolgere anche la potenza della famiglia, che allora era all'apice, la ricchezza della famiglia, ecco, sotto alle ruote del carro si vede quasi un corpo esangue, quasi una figura, quasi un cadavere, che sembra quasi lambire, toccare con la sua mano questo stemma, che è lo stemma della famiglia Balbi, no? I tre pesci che sono il stemma araldico della famiglia Balbi. E quindi vi è, come dire, attenzione che la morte può toccare anche noi, anche me, Francesco Maria, anche questa famiglia. E il carro del tempo è un carro che veramente non guarda in faccia niente e nessuno. E quindi anche quell'abbondanza, quella ricchezza che vediamo è pur sempre qualcosa di transeunte, di effimero e che può quindi crollare da un momento all'altro. Consideriamo che sono stanze le une accanto alle altre, quindi se nella stanza a fianco c'è il trionfo di pace, allegrezza, abbondanza, passando la porta, cioè ricordati che però esiste anche la morte, eh? Proprio un messaggio itinerante, no? per l'appartamento. È un messaggio itinerante ed è un messaggio anche perché è un itinerante nel tempo, perché pace, allegrezza, abbondanza è sicuramente prepeste, quindi prima del 1657. Quindi questi eventi sociali, questi eventi che vanno proprio anche a modificare l'impianto della comunicazione, no? E questo è interessante proprio per comprendere la società dell'epoca. E poi ancora sempre in Palazzo Balbi Senarega, la sala invece questa affrescata da Domenico Piola con Apollo e le Musa. E questo è un altro momento interessante che ci fa capire come Francesco Maria Balbi si ponga veramente come assoluto mecenate, no? Come protettore delle arti, perché in questa sala, che è tutta caratterizzata da questa architettura e da questo cornicione su cui da una parte e dall'altra stanno le musa e gli attributi delle musa, troviamo al centro la figura di Apollo Citaredo. E il committente, Francesco Maria Balbi, si identifica veramente con Apollo o con, eccolo qui, l'Apollo, e quindi è il patron delle muse, il patron delle arti. Quindi Francesco Maria Balbi si riconosce veramente non più come un mercante, non più come un finanziere, non più come un commerciante, ma come un mecenate, un committente. Anche se Francesco Maria Balbi conosce molto bene il valore anche venale delle opere d'arte, perché ad esempio è lui che comprerà la ricchissima collezione di Cristina di Svezia a Roma, con un'operazione proprio finanziaria, cioè compra in blocco la collezione, gli passa tra le mani e la rivende. Quindi è veramente, cioè è anche questa, il doppio modo, no? Cioè lui si pone nella comunicazione dell'affresco come Apollo protettore delle musa, come grande mecenate, tendenzialmente un mecenate disinteressato, ma che in realtà fa affari d'oro con le opere d'arte. O sempre nella stessa sala, sulla parete, Ercole Musagete, quindi anche le pareti intervengono in questa decorazione, di nuovo Ercole protettore delle muse, no? Sono le figure protettore delle muse, o Apollo o Ercole, e nella stessa stanza noi le troviamo tutte e due, e c'è quindi questo riferimento diretto del committente come patron delle arti. Anche
mi scuso per la foto che non è il massimo, però è la Galleria degli Amori di Gregorio De Ferrari. Qui siamo spostati di una trentina d'anni, siamo alla fine proprio del Seicento, e ormai vedete come è cambiato lo spazio raccontato. Siamo sempre in Palazzo Balbi Senarega, questo è Gregorio De Ferrari, e ormai non c'è quasi più architettura, no? È uno sfondato completo, è un cielo su cui il tema sono proprio gli amori degli dèi. Quindi cosa c'è di più frivolo, di più divertente da raccontare che gli amori degli dèi, che il tema dell'amore? E tutta la galleria è tutta, sono tutti raccontati amori degli dèi. Questo è Bacco e Arianna, no? Arianna lasciata, piantata in asso da Teseo dopo la vicenda del Minotauro, che diventerà poi la moglie di Bacco, no? Quindi questi episodi tutti raccontati sul cornicione, dove tutte si affastellano queste figure, e tutti devono soggiacere all'amore, gli uomini ma anche gli dèi. Quindi viene ripreso il Omnia Vincit Amor di Virgiliana Memoria, e c'è quindi l'idea che tutti soggiacciano all'amore. L'amore è il protagonista di questa galleria, che infatti fu realizzata probabilmente per delle nozze, no? Il matrimonio del nipote di Francesco Maria Balbi Junior, secondo, con Clarice Durazzo. E quindi sono questi personaggi. O in altri spazi, no? Se noi ci spostiamo in questi palazzi, nei palazzi che vengono decorati nella seconda metà del Seicento, se torniamo anche in via Garibaldi, qui siamo nel Banco di Chiavari, Palazzo Pantaleo Spinola Gambaro, Palazzo di Pantaleo Spinola, oggi Spinola Gambaro, e viene raccontato di nuovo il tema, il mito, e questa volta è un mito non di amore, perché è il tema di Giano che consegna le chiavi, quindi chiude il tempio. Giano, che è il dio della pace e della guerra, Giano Bifronte, cui peraltro ci sono il rapporto con Genova, e quindi l'idea che all'interno di questo salone ormai il tempio si chiuda e sia un momento di pace, che però in realtà lo sappiamo, è una pace effimera. Qui siamo intorno negli anni 60 del Seicento, e poi si apriranno altri scenari. Ecco, però questa grande decorazione barocca che mette in campo e mette in rapporto lo spazio interno con lo spazio esterno. Questo è il grande salone ed è la conclusione della vicenda che doveva essere iniziata a raccontare a partire dall'esterno, da questo grande terrazzo che fa parte del rifacimento seicentesco del palazzo, che è il palazzo che insiste su Strada Nuova. E vedete questo terrazzo, questo ninfeo, che è un ninfeo seicentesco, che però è sempre ragionato con questa idea di concrezioni materiche, che va a creare con questa materia, con queste pietre, con questi coralli, va a creare sullo sfondo una città che oggi noi vediamo molto bene, che è una città che sembrerebbe una città affogata nel rosso dell'incendio, e che potrebbe essere letta come Troia in fiamme, e quindi la vicenda conclusiva della guerra di Troia, mentre sullo spazio del salone abbiamo appunto la fine della guerra. E all'interno di questo ninfeo era protagonista la scultura, il ratto di Elena di Pierre Puget, che oggi è al Museo di Sant'Agostino. E noi auspichiamo la creazione di un calco che venga ricollocato, così come è stato fatto per Villa Giustiniani Cambiaso, che venga ricollocato all'interno del ninfeo, perché altrimenti la comunicazione è monca, no? Ne manca un pezzo. E l'idea quindi potrebbe essere che l'inizio della vicenda fosse con l'immagine tridimensionale, con il ratto di Elena, tridimensionale realizzata da Puget, che si rimbalzasse all'interno con Giano che consegna le chiavi, quindi si chiude la guerra, si chiude questo episodio, e la fine della vicenda appunto con ormai la città di Troia in fiamme, quindi la conclusione della guerra per eccellenza, cioè la guerra di Troia. Fa una sorta di anello, esterno, interno, esterno. No, e quindi questa circolazione di spazi che diventa anche una circolazione di comunicazione, no? E che oggi noi abbiamo difficoltà a comprendere, per le trasformazioni che questi palazzi hanno hanno subito nel corso del tempo, per il depauperamento, no? La scultura non c'è più, ce l'abbiamo in un museo, però forse anche perché non siamo più abituati a una complessità di comunicazione di questo tipo, no? una comunicazione che passa anche su diversi livelli, no? E che oggi in realtà, società della comunicazione, siamo sempre più abituati a una comunicazione diretta e immediata, forse attraverso sintagmi sempre più brevi, no? Come sono i nostri device che ci obbligano, no? Comunicazione immediata, i social e quant'altro. Invece qui è una comunicazione che correva con diversi livelli e ci voleva del tempo, no? Cioè, il tempo anche di leggere, di vedere, di percorrere questi spazi.
cioè comunicare facendo in modo che tu ti spostassi e quindi ti appropriassi di questo spazio, no? Era sicuramente più reale rispetto alla nostra virtualità. Oppure altri spazi, ora qui noi poi abbiamo questa bulimia di immagini per cui mettiamo tantissime immagini, però questo ci fa capire la ricchezza di questi spazi, no? La galleria di Palazzo Centurione Cambiaso, no? Dove di nuovo sono raccontati gli amori degli dèi, in questo caso sono queste figure che sorlevano queste ghirlande di fiori di frutti, al cui interno troviamo di nuovo dei miti di amore non ancora identificati, molto probabilmente questa è proprio la castità, l'amore matrimoniale, no? Perché qui abbiamo Venere con la figura comunque della castità, con le due colombe, quindi c'è anche probabilmente sempre legato a matrimoni che sancivano unioni, alleanze familiari, però vedete come ormai anche i colori si sono schiariti, come c'è questa apertura di spazio, no? Tutto molto che respira, no? C'è aria all'interno di questi affreschi. E questa è un pochino la metamorfosi del mito attraverso la decorazione, la pittura, ma la metamorfosi può essere veramente anche una metamorfosi della materia ed è quella che illude, quella che stupisce oggi, che ci stupisce, dicendo caspita cosa erano in grado di fare, no? Quindi questa pittura che si trasforma in stucco e che ci illude tra i due diversi medium, il medium bidimensionale della pittura che si trasforma senza che neanche me ne renda conto nella tridimensionalità dello stucco. In che senso? Vi ricordate di nuovo eravamo partiti da Palazzo Belimbao, da questi indios di Lazzaro Tavarone, e io appositamente non l'avevamo detto, questo arco che tiene in mano questi indios non è tutto dipinto, è dipinto fino a questo livello, la parte superiore, il registro superiore dell'arco è invece tridimensionale, è in stucco e quindi gioca, no, sull'illusione, sembra vero perché è vero, perché è tridimensionale. E questo è proprio un elemento classico di questa grande decorazione genovese che troviamo in moltissime realtà. Le troviamo nello spazio di nuovo di Palazzo Centurione Cambiaso, questo è Domenico Piola, e c'è questa ghirlanda di fiore, di ondulata, mistilinea, che rende, diciamo, in cornicia come un cameo l'affresco, che lo vediamo proprio nel particolare, no? Quindi questi elementi che sono in stucco, in legno dipinto, in cartapesta. Oppure questo, il manto di Tisbe, di nuovo nella Galleria degli Amori di Palazzo Balbi Senarega, che vedete che Tisbe, Piramo e Tisbe, è un'altra di quelle vicende di grande amore, no? Che è appunto Shakespeare probabilmente potrebbe veramente essersi ispirato a Piramo e Tisbe per Romeo e Giulietta, no? Perché è la storia di nuovo di due innamorati con le famiglie distanti e prima Piramo crede che Tisbe sia stata sbranata da una leonessa nel luogo dell'appuntamento segreto, mentre lei invece è scappata, quindi lui si uccide, lei arriva dopo poco, vede il corpo esangue dell'amato e si uccide a sua volta, no? Quindi sono queste vicende che vedete anche come le storie rimangono, no? Permangono nel corso del tempo. E il manto di Tisbe diventa tridimensionale, lei è dipinta, è bidimensionale, quindi è una figura illusoria che diventa poi reale, concreta, in questo manto in stucco dipinto che va a fuoriuscire dal cornicione. Ma questo, come diceva prima Sara, no? Questa permeabilità di spazio sacro e di spazio invece profano lo troviamo anche nella decorazione pittorica delle chiese. Questo è un pennacchio della chiesa di San Luca, Giudita e Oloferne, quindi un episodio veterotestamentario, e il corpo di Oloferne è un corpo che diventa tridimensionale, che fuoriesce dallo spazio murario della chiesa. Peraltro senza testa. E però sì, appunto, senza testa, perché la testa invece è ben in mano dalla nostra eroina. Quindi di nuovo a San Luca, no? Queste figure che fuoriescono dai bordi, che creano quindi una metamorfosi di spazio. E per arrivare a uno degli episodi più eclatanti, no? E qui secondo dovremmo proprio essere intorno al 1684, quindi proprio intorno al momento del bombardamento, e secondo la tradizione qui ci troviamo a Villa Groppalla allo Zerbino, che in realtà era la Villa Balbi, era la villa extraurbana di Francesco Maria Balbi, quello che aveva il palazzo Balbi Senarega, aveva la villa
appunto sopra Piazza Manin. E Domenico Piola, che proprio in quegli anni li stava affrescando le sale che abbiamo visto, durante il bombardamento del 1684, si ritira insieme ai Balbi, si ritira su questa villa. E dall'alto, no, della collina di Manin, guardano la città bombardata, guardano la città che cade, che brucia sotto le rovine. E la tradizione di Ratti vuole che, mentre loro guardano appunto questa città che cade, questa città ferita a morte dal bombardamento dell'84, dipingano questa celeberrima sala delle rovine, che è veramente un qualcosa di eclatante da vedere e che oggi si può vedere, possiamo dirlo forse, sapete che c'è una mostra su Domenico Piola a Palazzo Lomellino e è pensata come mostra diffusa sul territorio, e col biglietto della mostra, semplicemente prenotando, compresa nel biglietto della mostra, si può andare a vedere soltanto al martedì pomeriggio la Villa Balbi allo Zermino. Ma al martedì pomeriggio. Con le visite guidate degli studenti, con le visite dei beni culturali. Esatto, con le visite guidate degli studenti. Ed è comunque un'occasione, perché altrimenti l'altro modo per vedere la villa è sposarsi o farsi invitare a un matrimonio. Magari l'avete anche già fatto, però insomma non è così immediato. E questa sala delle rovine è veramente la pittura, la decorazione che finge la caduta, che finge il crollo, no? E addirittura ci sono i puntelli, no? Questi puntelli a sorreggere l'architettura, il cornicione stesso dell'architettura della sala, che sembra sgretolarsi sotto la forza della natura, che sembra ormai entrare prepotente all'interno di questo spazio, e qui addirittura abbiamo questi mattoni che sono l'idea proprio di questa materia architettonica che si sta sgretolando e che diventano reali, no? Che diventano tridimensionali. Questa, veramente queste rovine che danno il peso della vicenda. Guardate, e questo veramente è incredibile, no? In questi linguaggi. Tra l'altro gioca veramente sulla metamorfosi, sull'illusione, perché ci sono, ora non so se si apprezza nella proiezione, però ci sono dei mattoni dipinti, dei mattoni veri, messi proprio attaccati all'affresco sul cornicione. Qui vedete i mattoni dipinti, questi invece sono veri, cioè sono proprio mattoni. E quindi è veramente un gioco di illusione. Assolutamente. E questa idea di decorazione in tre dimensioni ritorna poi ancora nell'Ottocento. Questa è una sala di Palazzo Lercari Parodi affrescata da Cambiaso, quindi nel Cinquecento, viene ristrutturata nel corso dell'Ottocento e si inseriscono di nuovo questa idea di tridimensionalità, quindi queste cornici aggettanti che creano, quindi che simulano altri spazi. Lo stesso avviene anche sulle pareti, e allora le pareti alla fine del 600, all'inizio del 700 incominciano a illuderci ancora di più, a trasformarci, a fingere non altri spazi in queste cose ma altre forme, a fingere la scultura, quella scultura che magari era troppo ricca, era troppo costosa anche per avere all'interno delle gallerie, e quindi perché commissionare una scultura, perché acquistare una scultura antica, andare a Roma a cercare una scultura antica e sul mercato antiquariale. Anche perché non sempre si riusciva a trovare una scultura antica, perché comunque a Roma c'erano delle regole ferree per l'esportazione delle statue antiche, quindi tutto sommato non era da tutti recuperare un pezzo antico originale. E quindi che problema c'è? Abbiamo la pittura, abbiamo la possibilità di fingere l'antico, la possibilità di fingere la scultura attraverso il monocromo, no? Attraverso questa pittura che illude, una pittura che illude attraverso e che crea delle sculture. Ma che poi tutto sommato forse era anche, a parte trovare una soluzione a non essere riusciti a recuperare una scultura antica, poteva essere anche una sorta di virtuosismo, no? Assolutamente. Quindi il gusto, no? dell'avere qualcosa di illusivo in casa. Il virtuosismo diventa poi l'elemento di questi ultimi grandi artisti dell'inizio del Settecento, Lorenzo De Ferrari, Domenico Parodi, che veramente illudono creando qualcosa che non c'è, no? Creando una terza dimensione che è assolutamente dipinta. Ma sono veramente maestri dell'illusione. Qui siamo a Palazzo Reale, nella Galleria della Cappella, ci spostiamo a Palazzo Rosso, questo è Bartolomeo Guido Bono, guardate queste figure a monocromo che veramente fingono scultura, fingono una terza dimensione. O in palazzi privati, no? Dove addirittura le sculture dipinte sono appoggiate su finti piedistalli, no? E quindi veramente si crea questo spazio, che è uno spazio inserito quasi in delle nicchie, no? Anche per ampliare lo spazio. O questo che è Palazzo Sauli De Mare in Piazza Campetto, dove appunto ci sono queste, di nuovo sempre l'idea di queste sculture poste sui basamenti,
di soggetto marino, e addirittura noi sappiamo che all'interno di queste gallerie, che è una galleria quindi tutta dipinta con queste sculture dipinte, trovavano poi posto in realtà anche delle sculture reali, ma non in marmo, ma in legno, realizzate da Anton Maria Maragliano, però trattate come se fossero sculture in marmo. Sono le pochissime sculture lignee di Maragliano laccate di bianco. Cioè, quindi sapete che la scultura lignea è una scultura che è policroma, no? Che anzi finge la realtà, finge l'incarnato, le vesti, la policromia delle vesti. Ecco, ci sono poche scelte sculture di Maragliano che invece sono laccate bianche a simulare il marmo. Allora, la finzione qui è su tre livelli. Cioè, è una galleria con le sculture dipinte che presenta, che ospita delle sculture reali che però non sono in marmo ma fingono il marmo. E quindi è veramente un'illusione tutto quello che si viene a creare in si questo senso. Una sorta di gioco, probabilmente. Sì, probabilmente sì. No? In cui questi nobili ormai giocavano, perché ormai i giochi erano fatti, eh. Di nuovo la compenetrazione di spazi religiosi e di spazi invece profani. Questo ci troviamo nell'oratorio domestico del Palazzo dei Gesuiti, il sede di Balbi V, quello che abbiamo visto con tutte quelle scale, e questo è uno straordinario Domenico Parodi, e vi posso assicurare che entrando in questa sala, che adesso è una sala adibita a riunioni di rettorato, entrando non si è sicuri al 100% che questo sia dipinto, che questo cameo con la Vergine o questo con il Gesù Bambino e i Santi Gesuiti, San Stanislao Kostka, sia effettivamente dipinto o in un alto rilievo, un basso rilievo. Ci vuole un po' per capire che effettivamente è solo dipinto, no? Dal livello del virtuosismo di Domenico Parodi. Dobbiamo immaginare questi ambienti illuminati non dalla luce elettrica, ma da una luce vibrante, come quella delle fiammelle, delle torce, delle candele, no? Quindi proprio questa comunicazione illusiva giocava anche su un'illuminazione completamente diversa da quella di oggi e che andava forse a esaltare questo tipo di doppia lettura, no? Degli oggetti. Certo, noi non l'abbiamo quasi mai detto, però effettivamente la comunicazione passava anche attraverso la visibilità di questi oggetti. Ed effettivamente noi dobbiamo calarci in quest'epoca in cui la luce elettrica non c'era. E quindi la fiammella della torcia, della candela, andava a esaltare i punti di forza e a sminuire magari i punti di debolezza di questa immagine. Secondo me bisogna anche lavorare proprio su questo, anche con i ragazzi. O anche la luce del giorno che arriva magari in quel punto radente perché arriva da ovest al tramonto, all'ora del tramonto, no? Comunque tutto questo era tenuto in considerazione da chi progettava questo tipo di decorazione. Niente era fatto a caso, tutto era fatto in funzione dell'osservazione dall'esterno, quindi dal visitatore. In realtà questa è un'immagine un po' sfocata, però di nuovo c'è questa carola di angeli, sempre di Domenico Parodi. E la metamorfosi, abbiamo visto appunto metamorfosi della forma, metamorfosi della materia, metamorfosi appunto che si declina anche nello spazio. In parte l'abbiamo già visto in alcune immagini che ha fatto vedere Valentina, ma quello che vorremmo offrire a voi stasera è anche quello proprio di guardare questa decorazione dal punto di vista proprio dell'architettura, un'architettura che attraverso proprio la prospettiva o comunque gli espedienti di questa scienza, diciamo così, matematica che è la prospettiva, riesce a fingere un'architettura diversa, un'architettura altra rispetto a quella reale delle coperture stesse. Ecco, quindi il carro del tempo che abbiamo visto in Palazzo Balbi Senarega con Valentina, la committenza appunto Francesco Maria Balbi, è una architettura che che sfonda questa volta fatta di materiale concreto, no? Materiale pesante, quindi mattoni, quindi malta, quindi pietra probabilmente, viene completamente travisata in una loggia aperta, no? Su un ipotetico esterno e sfondata attraverso questo grande cornicione sullo spazio del racconto del mito, no? E in questo caso il racconto appunto di una transizione, no? un memento mori sostanzialmente. E allo stesso modo le pareti appunto nella parte alta sono declinate sempre in questa sorta di loggia con anche addirittura degli aggetti che sono quasi dei balconcini dove trovano posto appunto queste figure allegoriche, in questo caso la fortuna su questa sfera, no? Quindi una fortuna che è sempre in bilico e che servono proprio a spiegare poi anche il significato della
del racconto appunto rappresentato in quel cielo che sfonda la volta stessa. E in questo caso la sala di Apollo e le Muse, appunto Apollo che rimanda, come diceva Valentina, lo stesso committente, Francesco Maria Balbi, vedete che sulla superficie di questa volta, che è una volta tradizionale a padiglioni, quindi senza nessun tipo di velleità architettonica, in realtà abbiamo una prima loggia che viene percorsa da una sorta di balconata missilinea, no? Concava, convessa, e a sua volta viene sormontata da un altro grande cornicione sul quale si imposta a sua volta un'ulteriore loggia aperta verso il cielo e verso l'esterno. Quindi vedete che quello che è una copertura leggermente, possiamo dire così, voltata, si trasforma in due piani di loggia aperti verso l'esterno e nei quali le figure entrano ed escono per raccontare le storie appunto del mito e soprattutto del committente, della committenza. Ma salotti più piccoli addirittura vengono rappresentati sfondati completamente con questa grande costruzione architettonica, in questo caso la sala di Lei del Cigno, Domenico Piola, sempre con un quadraturista, quindi con l'aiuto di un pittore esperto in prospettiva, esperto in architettura, vedete che diventa quasi una sorta di cupola gonfiata dall'aria, no? Dal vento che passa attraverso questi oculi e che trasforma nella materia più leggera possibile, come l'aria, come proprio il vento, quella che invece è la materia più pesante, ovvero la materia, i mattoni, no? Di cui era fatta proprio questa costruzione. In questo caso appunto le architetture vengono addirittura bucate.